Şebidiler! Şebidiler! E bella a tutti ragazzi, sono Tony Tubo e oggi, siccome dato lo favoloso e strepitoso successo del video precedente, oggi ragazzi sono di nuovo qui su Clash Royale perché voglio aprirmi i bauli insieme a voi. Quindi faremo un chest opening dove troveremo tre leggendarie sicure ragazzi. Se non troviamo tre leggendarie, noi siamo sfortunati. Però io ci credo, per questo l'ho messo nel titolo e nella descrizione, cioè in tutto quanto che ho trovato tre leggendarie, perché io ci credo. E se ci credi con me, lascia un mi piace al video e iscriviti al canale. Siamo pronti. Come prima cosa ragazzi, dobbiamo andarci ad aprire i bauli omaggio. Sono i più fortunati per trovare le leggendarie, quindi apriteli sempre. Andiamo ad aprire il baule. Come prima cosa ci esce dell'oro. L'oro è la moneta corrente del gioco, quindi se voi vedete che ci sono le prese elettriche, attenzione perché c'è corrente. Anche l'oro è la moneta corrente. Apriamo la seconda. Oh mio Dio, l'estrattore di Elisir. Posso tirare dalla terra l'Elisir, ragazzi. Altro che petrolieri, qui ci sono proprio i big money. Andiamo con un'altra carta. Scarica. Scarica. Si è scaricato il cellulare, ragazzi. Sai che deve finire qua il cesto. Si è scaricato. Ah no, è ancora carico, quindi andiamo avanti, ragazzi. C'è il secondo. Il secondo baule. Omaggio. Non lo so, scrivimelo in un commento. Aggio o aggio. Omaggio, ok. Andiamo ad aprire il secondo baule. Questo per me sarà più fortunato. Ritroviamo di nuovo la moneta corrente del gioco. Ragazzi, sono fortunatissimo. Esce sempre l'oro a me. Io non lo so gli altri come fanno, ma io sto pieno di oro perché mi esce in ogni baule. È una cosa assurda. Vai col secondo pacchetto. Domatore di cinghiali. Me ne servivano 50, ne ho trovato uno. Me ne servono altri 49, ce l'ho fatta. Vai, poi. No, non l'avevo scaricato. Ma perché mi devi intossicare sto telefonino? Si scarica sempre il mio telefonino. Non lo so, pure a te si scarica il telefonino. Lascia un buon bel like. Adesso ragazzi dovrei aspettare 1 ora e 54 minuti per aprirmi il baule di oro. Ma io lo voglio gemmare, perché se sei un gemmone automaticamente vinci le partite a Ultimate Team, qua come si chiama. Andiamo subito ragazzi ad aprirci il baule gemmandolo con 12 gemme. Di nuovo oro, di nuovo oro. Ma cioè voglio, ma proprio la professionalità. La professionalità. Abbiamo 4 ancora carte da scoprire. Ti prego comune. Sì, un arciere. Me ne servono. Ah no, ce li ho verdi. Quindi quando arrivano verdi significa che ce li hai e li puoi usare. Se non sono verdi non li puoi usare. Vai. Due spiriti del fuoco, ci sta. Ora voglio tutte le epiche del mondo. Tre capanne goblin ora ragazzi. Qui c'è la leggendaria, sicuro al 101%. Bombero, cannone leggendario. Yeah, andiamo. Il cannone comunque è una piccola leggendaria, non è molto leggendaria, però un poco di leggendaria c'è. Ora ragazzi andiamo con l'unico baule che me lo sono lasciato per ultimo perché è quello là che fa schifo, ovvero il baule gay qua, è rosa, c'è il colore gay, non lo so, nulla contro i gay, per l'amor di Dio, se sei gay lascia stare, lascia là. Attenzione adesso, andiamo ad aprirci il baule rosa e viola qua, sarà sicuramente farà schifo, andiamo. Se trovo l'oro sono contento. Sì, l'oro! Lo quanto oro ti darei. Oro. Allora ragazzi, l'oro è la moneta fondamentale. Più trovi oro, più sei fortunato. Hai mai trovato l'oro tu in Clash Royale? Scrivimi sì nei commenti se l'hai trovato almeno una volta. A me succede sempre, io non so perché, sarò sculato. Sicuramente sono molto sculato su questo gioco. Andiamo avanti. Un razzo, vabbè, poteva andare peggio, potevano essere due razzi e due razzi fanno male. Andiamo di nuovo, 7 barbari, con calma, abbiamo altre 5 carte da scoprire. Ti prego, esci la figurina, voglio Ciccio Brienza. Ah no, barbari scelti, però ci somigliava un po' a Ciccio Brienza, Un po' ci somigliava, devo dire la verità. Andiamo avanti, ti prego.
4 3 moschettieri. No, qua c'è un trigger, ragazzi. Questa cosa non va bene. Se sono 4, perché mi dici che sono 3? Io non mi trovo. Non può uscire scritto per 4 se sono 3. Ragazzi, questo gioco ha qualche malware. Malware. I hacker sono entrati qua dentro, si hanno mangiato i biscotti e si hanno usciti fuori. Sicuro. Se sei indignato, iscriviti al canale. Andiamo avanti, ragazzi, mancano 3 figurine ancora. Ciccio Brienza è ancora qui che può uscire. Dai. 50 spiriti del fuoco. C'è Muoiù, Cacia Rossa e Furnacello con tutto sto fuoco. Significa che faccio la fornace. Bravo, quelli escono dalla fornace. OMG. Mamma mia, ragazzi, che trigger pure qua. Andiamo adesso con le ultime 2 figurine. Ragazzi, se escono le epiche, ne escono per 28. Secondo me è impossibile. Andiamo. 12 estrattori di elisir. Io vorrei almeno una rara mitica epica. Io spero almeno in una epica. Che mi servono le epiche. Mi servono tantissimo. Ti prego, fammi uscire almeno 3 epiche. 3 te ne chiedo. Se escono 3 ho vinto tutto, ragazzi. Se escono 3 ho vinto tutto. Sì, 3 epiche. 3 epiche. 3 epiche. 3 epiche. 3 epiche. Abbiamo la champagne. Sì, 3 epiche l'ho trovate io. Ragazzi, e che c'è da dire? Siamo i più migliori al mondo. Ora, andiamoci a fare una battaglia per vincere. Speriamo, non la so giocare tanto bene la battaglia. Allora, noi all'arena, come prima cosa, bella partita. Forse, è una bella partita secondo me. Allora, io ti metto subito i goblin. Perché il goblin, zitto, se ne va. Pugnalalo. Io metterei un bel mini pecca qui. E ora sì. Ciao, prenditi la mia zucca latte. No! Vabbè, non fa niente. Ho rimediato, ragazzi, non vi preoccupate. Bella partita, è vero, che bella partita che stiamo giocando. Lui mette questa, io metto questo qua, gli mando questo qua perché l'ho visto fare a Ciccio Gamer, quindi lo faccio anch'io. E ora mi preparo con questo che fa STOP TE! Pigli tuo biscotto con la limonata inda! Volevi! Ora c'ho un problema, il mio problema è questa tizia. Quindi metto questi qua, ok? Ok, questa tizia mi fa un po' male. No, va bene, è contenibile, ragazzi. È contenibile. Un like, una compatibilizzazione. Ho la torre di sinistra che gli ho fatto un po' male. Però, per scansare il loro tank, faccio così. E faccio poi... No, aspetta, questo... Va bene. La facciamo così. E metto sti barbari. Vai, va. Chiavangel! Ah! E ora, ragazzi... Road, tu attacco. Bom, bom, bora, 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 bora. No, dovevo tenermi le risine per la sfera del fuoco. Bravo, chiamaci l'ambasciatore, non pensa niente a nessuno. No! Femmina, tu sei una mala femmina. Su cuore fatta chiagnere, lacrime infamità. Femmina, si dolce come ho zucchero. Però stu barbare merda, io l'ha già fermà. Femmina. Ma ci ho guardato, voglio, mi ha fatto proprio il male, fisico e morale. Vai. Boom, bitch. Boom, bitch. Nat, no, se gliene davo un'altra. Pecca. No, se gli davi una botta, mini pecca. Allora, attenzione, devo girare velocemente il deck per potergli fare un po' di male alla torre. Bene. Ok, dimmi che ce la faccio con sta sfera. Ti prego. Lancia la tua sfera, poiché. No, no. Dammi la scarica. Sì, vieno Thor, Genna. Ce l'abbiamo recuperata all'ultimo. E ora, oro mai più. No, la era meglio mai più. Il mio nome è mai più. Il mio nome è Piero Pelù. Ok, ho fatto una scarica di merda. Va bene, non fa niente. Ora tu ti aspetti che io attacco di qua. Invece io attacco di qua e ti colgo di sorpresa. Vediamo un po' se ti volvo di sorpresa. 1, 2, eri Dio se gli ridavi pure la seconda.
No, ha già studiato telefono! No, no, Tony! Oh, oh, ma che... No! No, è già... No, ho perso pure il video. Beh, ragazzi, come potete vedere, i poteri forti mi hanno bloccato perché sapevano che ero troppo forte e quindi non mi vogliono, quindi lo script, il momentum, gli illuminati, però no Dexter, gli illuminati quelli là americani che fanno le cose, vabbè, vabbè. Il complotto questo è stato, ragazzi. Un like per il complotto, mi raccomando. Iscrivetevi al canale, sostenete TonyTube e ci vediamo al prossimo video. Come sapete, Tony è tutto. Ciao, bene.